Maltempo a Monterosso, la passeggiata di Fegina è off limits per i turisti giornalieri, prosegue la conta dei danni. 10.000 euro di danni alle imbarcazioni per disabili, due colori nel vento, parte una raccolta fondi. Potenziate le questure liguri, alla Spezia si attendono 6 nuovi agenti, 100 carabinieri per il comando Legione Liguria. La diocesi si stringe per le celebrazioni dei santi e dei defunti. Questa mattina la cerimonia solenne al cimitero dei Boschetti. Una canzone per Suor Cristina di The Voice e le parole di Deborah Vezzani. La testimonianza arriva alla Spezia. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete sentito dei nostri titoli, prosegue la conta dei danni per i vigili del fuoco. Sono stati oltre 500 in questi giorni gli interventi portati a termine, ma si prosegue con la conta dei danni e nel frattempo è stata fatta una prima stima a livello economico di quanto ha causato il maltempo e si parla di un danno di oltre 100 milioni di euro. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. 100 milioni di euro di danni che pesano sulle spalle del territorio ligure. È questa la somma indicativa che servirà per affrontare tutte le emergenze e i danneggiamenti provocati dall'ondata di maltempo del 29 e 30 ottobre. Mentre dalla regione proseguono i sopralluoghi per procedere con la dichiarazione dello stato di calamità, è di oggi la notizia che a Monterosso il sindaco ha firmato un'ordinanza per limitare ulteriormente l'accesso ai turisti giornalieri. La passeggiata infatti questa mattina era congestionata da centinaia di persone che volevano transitare sul lungomare transennato. Il sindaco Moggia ha imposto il divieto salvo per residenti e turisti che abbiano prenotato da tempo nelle strutture del luogo. Quello che noi chiediamo è quello di avere anche degli strumenti, e questo ce li può dare solamente il governo nazionale, per realtà come le Cinque Terre, come Venezia, come il centro storico di Firenze, come Capri, che sono delle eccellenze nazionali, internazionali, mondiali del turismo, ma che sono particolarmente fragili e che senza una regolamentazione, una legislazione anche ad hoc, difficilmente possono essere gestite in modo da conciliare sia la vita dei residenti, quindi il mantenimento dell'identità di questi luoghi, perché noi qua stiamo parlando di unicum a livello globale, di posti che le persone raggiungono attraversando il globo con decine di ore anche di volo per andare alla ricerca di qualcosa di unico. Se noi non siamo in grado di tutelare questo, rischiamo anche che questa bella industria, anche questo pregevole che c'è tutto attorno possa lentamente scemare. Queste per l'intero territorio spezzino sono giornate lunghissime e intense. Giusto ieri il presidente Toti e l'assessore Gian Pedrone hanno fatto il sopralluogo sui litorali della Val di Magra. I danni in provincia sono tanti e si sono verificate anche delle infiltrazioni nelle scuole superiori da Sarzana alla Spezia, ma il tema centrale per la provincia rimane la partita che potrebbe aprirsi con Enel a seguito del crollo di numerose piante sui cavi elettrici che di fatto hanno lasciato al buio per giorni migliaia di cittadini. Per la provincia serve un intervento strutturato del quale si potrebbe già discutere martedì prossimo nel corso dell'incontro del Centro di Coordinamento dei Soccorsi che si riunirà per il post-emergenza. E anche la nota di Riccardo Sottanis è centrata proprio sugli effetti che il maltempo ha avuto su tutto il territorio provinciale. Vediamo il servizio. La conta dei danni causati dalla tempesta che ha investito Golfo e provincia è appena iniziata, ma operatori commerciali e privati sono già all'opera per cercare di risollevarsi. La ripartenza questa volta è più difficile, visto che ancora una volta gli spezzini sapranno però reagire. La batosta deve farci pensare molte cose, del resto sono gli esperti di clima a dirci che dovremo fare i conti sempre più spesso con situazioni come quella vissuta lunedì pomeriggio. A questo punto è necessario però investire maggiori risorse nella prevenzione. Il nostro territorio è fragile, estremamente fragile, e ha bisogno di interventi continui di manutenzione. Purtroppo, invece, nonostante lo abbiamo sperimentato più volte, alle parole non sono mai seguiti i fatti. Lo abbiamo visto dopo l'alluvione del 2011, all'indomani di quell'evento sono state realizzate le opere di ricostruzione, ma non si è continuato nella manutenzione. Oggi siamo alle solite, strade fuori uso, frane,
frane e centinaia di alberi abbattuti. E oggi all'emergenza viabilità si aggiunge quella dell'energia elettrica. Molti paesi sono rimasti al buio per troppo tempo, sia in Riviera che in Val di Vara. I sindaci puntano ora il dito contro l'ente elettrico che non avrebbe effettuato lo sfalcio della vegetazione sotto le linee elettriche. Il forte vento ha infatti abbattuto gli alberi che hanno in molti casi danneggiato i cavi. Una situazione insostenibile, dicono gli abitanti, ancora senza energia. E come dare loro torto, visto che dopo 4 giorni sono ancora costretti a ricorrere alle candele per combattere il buio. Eppure le bollette elettriche arrivano puntualmente e sono sempre più salate. E di ricostruzione e danni del maltempo se ne parlerà anche nel salotto del Signor Rossi, che andrà in onda questa sera alle 21:30. Vediamo un'anteprima. Volevo però rispondere a quella che è stata, come dire, la trasmissione di questa sera. Intanto siamo in due a non capire la pecunia, quindi sono già più contento, ma soprattutto non la capiscono più i cittadini, visto che il PD ha perso tutto quello che poteva perdere negli ultimi anni in termini elettorali. Evidentemente è un tema di mancanza di spiegazione, perché se fino al 2015 evidentemente governava il partito della pecunia, tutto andava bene, a me non mi pare. Io credo che gli investimenti siano tanti, evidenti. Il 25 ottobre di quest'anno abbiamo inaugurato il cantiere del ponte sul Gravegno, la Rocchetta Vara, tutto finanziamento regionale, che era un'emergenza del 2011. Quindi da questo punto di vista c'era già credo progetto, che sia veramente molto importante fare in modo di investire di tutte le risorse fondamentali. L'8-1, l'8-4 degli Argini, l'8-4 è appena stata firmata la convenzione. Ringrazio San Lorenzo perché era mancante di copertura economica dalla nostra eredità e abbiamo trovato la copertura, verrà realizzata la più grande zona artigianale che c'è nel comune di Amelia, quindi insomma una zona di un'azienda molto importante. Abbiamo in questo momento sottoposto a VIA, quindi a valutazione di impatto ambientale, la restante parte degli argini della foce del Maga, compreso anche il battifollo Romito, che deve essere ancora come dire bandito e che ha ancora una carenza invece di fondi nazionali che erano stati annunciati in passato. Credo che tutto venga fatto, che i cittadini lo capiscano. Io sono convinto che quello che noi stiamo facendo venga molto apprezzato, lo facciamo in sinergia con le amministrazioni comunali, lo facciamo investendo miliardi di euro, non milioni di euro, e credo che poi nel tempo i risultati arriveranno. E anche però senza mai dimenticarsi che la manutenzione ordinaria è fondamentale, che anche con le grandi opere comunque rimane un rischio residuo, in cui una protezione civile organizzata, funzionale, con una sala operativa H24, con l'unica regione in Italia che ha i vigili del fuoco nella propria sala per scelta politica, che voglio ringraziare insieme alle capitanerie di porto perché hanno fatto un lavoro egregio anche in quest'ultima tornata, è quello che invece vuole la gente, che vogliono i cittadini liguri e credo anche i cittadini spezzini. Danni per oltre 10.000 euro per l'associazione Due Colori nel Vento Onlus a seguito dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. La pioggia infatti ha duramente colpito alcune attrezzature necessarie per l'insegnamento e la pratica della vela ai non vedenti e agli ipovedenti. La presidente Monica Perugna in una nota scrive: grazie a non pochi sacrifici eravamo riusciti ad acquistare due barche che però hanno subito dei danni ingenti. Questo ci impedisce di continuare nella meritoria attività di integrazione sociale dei disabili visivi attraverso lo sport. Novità per le questure liguri. Oggi il Viminale ha annunciato che entro febbraio 2019 prenderanno servizio 64 nuovi agenti in tutta la regione. In particolare, da qui a febbraio arriveranno 29 poliziotti in più per la provincia di Genova, 21 per la provincia di Imperia e 6 per la provincia della Spezia e 8 nella provincia di Savona. Invece,
per l'arma dei carabinieri è previsto l'invio di 100 nuovi militari per il comando Legione Liguria. Il progetto di riorganizzazione di questure e commissariati prevede un organico per la questura di Genova di 1221 operatori rispetto ai 1177 ora in servizio. E in questi giorni la diocesi ha celebrato i santi e quest'oggi i defunti. Intanto vediamo come si sono svolte le cerimonie di ieri. La nostra idea di chiesa ha spesso i limitati orizzonti della sua sola realtà terrena. Ebbene, le celebrazioni di questi giorni di inizio novembre ci permettono di scorgere anche gli aspetti ultraterreni della sua natura. La liturgia ci apre gli occhi sulla Chiesa nella sua triplice maniera di esistere. La Chiesa militante nel suo stato attuale di combattimento che sulla terra cammina nella fede. La Chiesa purgante nel suo stato di attesa che in purgatorio desidera nella speranza. E la Chiesa trionfante nel suo stato di gloria che in cielo regna in pienezza nella carità. Le prime due sono incamminate verso l'ultima, la sola che sussisterà in eterno. Combattimento e attesa spariranno, non resterà che la gloria. La Chiesa gloriosa non è solamente futura, il nostro avvenire esiste già ed è composto dagli angeli e dai santi già riuniti in nostro nome nel cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ormai sappiamo dove andiamo, orientati verso Dio, la nostra strada ne riceve il suo senso, la sua direzione, la sua ragion d'essere. Guardando i santi, dunque, sappiamo chi saremo domani. Celebriamo oggi la solennità di tutti i santi. Ed è importante non solo per rendere gloria a tutte quelle figure di santità, ovvero ad ogni fratello che è vissuto ed è morto nella grazia di Dio, perché questo è il santo, e non solo appunto a quelli così conosciuti, anche magari in modo molto popolare, ma anche a quelli sconosciuti da noi, ma ben conosciuti da Dio. Alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, questa mattina presso la cappella del cimitero urbano dei Boschetti si è celebrata la Santa Messa a suffragio di tutti i defunti. La celebrazione, presieduta dal Vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti e concelebrata dai cappellani militari, ha visto la partecipazione delle diverse associazioni d'arma con i loro labari e le istituzioni con i gonfaloni in rappresentanza della comunità. Molti anche i cittadini che tradizionalmente partecipano al momento di memoria e di ricordo dei defunti. Nell'omelia il Vescovo diocesano ha lasciato un breve pensiero. Noi oggi quello che vogliamo fare è proprio questo. Da una parte tutti insieme lasciarci interpellare da questo momento così importante. Venerare questo luogo così significativo per la storia, per l'umanità e per il credente anche come momento di fede. Ritornare alla dimensione autentica della nostra esistenza, che è grande non quando è onnipotente, ma è quando è in comunione con gli altri. E allora questo diventa un passaggio fondamentale, una lezione grande che dovremmo sempre custodire nel nostro cuore. E poi ovviamente oggi noi la facciamo nella luce della risurrezione di Cristo e dunque in quella luce dell'eternità per cui l'Apostolo ci dice la vita non è tolta ma trasformata e realmente noi guardiamo a quella patria che è nei cieli di cui appunto ci ha parlato il libro dell'Apocalisse. Ecco, accogliamo così perché sia suffragio per i nostri defunti ed è il primo momento fondamentale, essenziale. Sia ricordo per chi ci ha preceduto, perché in ogni caso ci ha trasmesso un patrimonio di umanità che noi non possiamo dilapidare, e sia anche monito per un futuro, perché se è vero che tutti incontreremo la morte, è vero che però tutti stiamo incontrando la vita, ed è la misura della nostra vita proprio quello. Allora accogliamo così questo momento perché sia di edificazione per tutti, e di suffragio per le anime dei nostri defunti. Al termine della celebrazione religiosa, come ogni anno, le autorità, seguite dai cittadini e dalle diverse rappresentanze, si sono recate presso il monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre.
come avete visto, questo era il servizio dedicato alle cerimonie per i defunti. La cerimonia civile della posa delle corone si è svolta quest'anno davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre, completamente restaurato, dove sono tornati leggibili i nomi dei caduti. Sentiamo il sindaco Pierluigi Peracchini. Il monumento ai caduti di tutte le guerre, prima e seconda guerra mondiale, è stato finalmente restaurato. Sì, un pensiero a tutte le persone che hanno dato la loro vita per noi, per la libertà, per la democrazia. È stata un'opera che abbiamo voluto proprio fare in ricordo di ogni persona, di ogni vita e anche e soprattutto per i propri cari che hanno sofferto la perdita proprio per un bene superiore, alla perdita del loro caro, un bene superiore a cui noi dobbiamo rispetto, dignità ogni giorno. Domani, primo sabato del mese di novembre, si terrà il pellegrinaggio mariano della diocesi, che farà tappa a Castelnuovo Magra. I pellegrini si ritroveranno alle 8 del mattino già a Castelnuovo Alto, nella storica Piazza della Querciola. Ne parliamo nel servizio con Don Giorgio Rebecchi. Don Giorgio, sabato prossimo 3 novembre, pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese, dove andiamo questa volta? Andiamo a Castelnuovo, nella parrocchia che è intitolata Santa Maria Maddalena. Viene custodito un quadro da poco restaurato, da poco incoronato, della Madonna delle Grazie, quindi è questa la meta, la venerazione a questo, all'immagine della Madonna che lì è custodita. Intenzione di preghiera, anche questa volta ricco e ampio lo spettro per il quale saremo chiamati ad esprimere il nostro pensiero, la nostra preghiera. Sicuramente, anzitutto per le vocazioni, la santificazione del clero e anche il Papa, perché questo quadro che viene lì custodito è legato al pontefice circa 200 anni fa, a Pio VII, e allora cogliamo l'occasione di pregare, rinnovare il nostro amore al Papa, la nostra preghiera per il Papa. È concluso il sinodo dei Vescovi sui giovani, sul discernimento vocazionale, anche quello non può mancare nelle nostre intenzioni di preghiera, Don Giorgio. Assolutamente, perché il Papa con i Vescovi e un gruppo di giovani che abbiamo visto domenica anche in San Pietro la messa della conclusione, hanno meditato, riflettuto sul mondo giovanile in tutto il mondo naturalmente e sul discernimento vocazionale, e quindi dobbiamo pregare per gli animatori, gli educatori, perché sappiano aiutare i ragazzi e i giovani a scoprire la loro vocazione. Le motivazioni sono anche quelle appunto di partecipare complessivamente alla preghiera, ma vogliamo aggiungere anche un particolare: è proprio una bella chiesa, quindi vale la pena di svegliarsi presto sabato mattina per venire a visitare. Vale la pena perché è una delle chiese più belle della nostra diocesi, la tradizione dice che le colonne sono dell'antica cattedrale di Luni, oltre a questo quadro della Madonna che da poco è restaurato, custodisce anche un Van Dyck, per cui ci sono delle opere d'arte che meritano essere viste, quindi luogo di preghiera, momento di preghiera, ma anche luogo di bellezza. Partirà come sempre un pullman dalla nostra città, da Piazza Europa, a che ora e quale percorso? Alle 7 farà viale San Bartolomeo, Rufino, Muggiano, Sant'Arenzo, Lerici, Romito e San Lazzaro, raggiungendo Molicciara e poi Castelnuovo. Alle 8 l'appuntamento in Piazza della Querciola, 8:30 Monsignor Vescovo celebra la messa e poi ci sarà il momento conviviale. Appuntamento per sabato prossimo, 3 novembre. Non c'è stata la tradizionale processione per le vie cittadine a causa dell'allerta meteo, ma mercoledì 31 ottobre, a conclusione del mese del Rosario, i fedeli si sono uniti al Vescovo diocesano nella Cappella della Madonna di Lourdes a Mazzetta per un momento intenso di preghiera organizzato dall'Unitalsi. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Le avverse condizioni meteorologiche previste per la sera del 31 ottobre scorso hanno consigliato di evitare la programmata processione con flambeau e recita del Santo Rosario per le vie cittadine. Ad organizzare l'Unitalsi in concomitanza con la conclusione del mese di ottobre, tradizionalmente dedicato al più esercizio di preghiera,
ma nulla ha impedito ai fedeli convenuti nella cappella della Madonna di Lourdes, custodita nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Mazzetta, di riunirsi in preghiera con il vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Una preghiera raccolta e partecipata, con i misteri recitati nelle diverse lingue, a rappresentare l'universalità della chiesa, costituita dalle delegazioni di fedeli di altre nazionalità presenti. Un ricordo del flambeau serale di Lourdes, dove ampie schiere di pellegrini si mettono in cammino per raggiungere la meta, alla grotta di Massabielle, luogo di apparizione della Vergine. E proprio facendo riferimento al cammino dei fedeli, il Vescovo ha lasciato una riflessione ai convenuti, legandolo alla celebrazione di ogni santi e alla commemorazione dei defunti di oggi. Un cammino della nostra fede, della nostra vita, meditando una serie dei misteri del Santo Rosario. È un cammino importante, è un cammino che ci vede qua alla fine del mese di ottobre, ma ci vede anche qua all'inizio di un nuovo mese, che inizia proprio con la solennità di tutti i santi, la quale ci ricorda come la santità sia veramente non un momento privilegiato di alcuni, ma una vocazione radicata per tutti. E questo è importante, Dio quando ci ha creati ci ha voluti santi. Anzi, possiamo dire che veramente l'incontro con Lui ci fa santi, nel battesimo diventiamo figli di Dio. Il problema è che dopo, anziché far crescere questa santità, spesso la facciamo un po' diminuire, nel senso che poi ci mettiamo sì le nostre virtù, ma anche le nostre mancanze. Maria però ci è madre in questo cammino. E questo per noi è grande conforto. Dio è misericordioso e altrettanto grande il conforto, questo non toglie l'impegno che dobbiamo porre nel camminare insieme. E poi la preghiera ci ricorda che se noi siamo sempre in comunione con tutti i santi, non solo quelli canonizzati dalla Chiesa, ma anche quelli che alla luce di Dio sono tali, e noi abbiamo sentito anche stasera chi ha già partecipato alla celebrazione liturgica, questa moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Però non possiamo neanche poi dimenticarci, ecco, i nostri morti, che sono subito legati alla solennità dei santi, no? Ma per ricordare che veramente c'è tutta una continuità, la Chiesa che cammina, la Chiesa che ancora, ecco, sta purificandosi e la Chiesa che è già nella pienezza della luce, unita però tutta da questo filo della preghiera e anche da questa materna intercessione di Maria. Domenica 4 novembre alle 12 in piazza Matteotti sarà celebrata la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Quest'anno la cerimonia ricorderà il centenario della vittoria della Prima Guerra Mondiale e la firma dell'armistizio. La cerimonia si svolgerà a Sarzana. 130.000 euro a favore dell'Istituto regionale per la floricoltura. Il progetto è stato approvato dalla Giunta regionale e prevede il potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici. In particolare aumenta il monitoraggio degli organismi dannosi. Giovedì 8 novembre alle 15.30 in Piazza Europa, nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria, si terrà il seminario I servizi digitali per le imprese. L'obiettivo è quello di aiutare le imprese a diventare più moderne ed efficienti grazie ai servizi digitali. Oltre a tutte le informazioni tecniche, in occasione degli eventi informativi, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire le credenziali SPID. Alle 20.30 di questa sera al Teatro Palmaria ospita il concerto Testimonianza di Deborah Vezzani. La cantante, autrice dell'unica canzone in italiano dell'album di Suor Cristina, vincitrice del concorso The Voice e scrittrice del libro Come un prodigio, racconterà il suo straordinario percorso di fede e di vita. Il racconto sarà accompagnato da alcune delle sue canzoni più famose. Un'ottima occasione per ascoltare un'autentica conversione. Vediamo il nostro servizio. Si respira un'aria d'attesa all'oratorio di Maria Ausiliatrice al Canaletto e tutti sono indaffarati a preparare al meglio il concerto Testimonianza che questa sera Deborah Vezzani, una cantautrice, terrà al Teatro Palmaria. Renditi disponibile, vedrai meraviglie, una storia di conversione e di fede.
con l'aiuto degli organizzatori siamo riusciti ad entrare in teatro mentre l'artista stava concludendo le prove ed il bilanciamento degli strumenti musicali ed amplificazioni. Non è solo un concerto, ma anche una testimonianza. Qual è il messaggio che vorresti arrivasse dritto al cuore di chi questa sera ti ascolterà? Ma allora il messaggio che vorrei lanciare questa sera, che accompagna un po' tutte queste tappe di testimonianza, è quello, siccome il tour si chiama Come un prodigio tour ed è la canzone che è venuta prima di tutto a salvare me dalle mie ferite. È una canzone che mi ha chiesto una mia amica per il suo matrimonio, io facendole questo piccolo regalo, in realtà era Dio che faceva il regalo a me e mi ha fatto capire che io sono sua figlia, che sono un prodigio, proprio nel momento in cui io mi sentivo una fallita, uno schifo e volevo appunto morire. E mi sentivo abbandonata perché ho una storia di abbandono eccetera eccetera, quindi mi sentivo di nessuno e una fallita totale. Allora appunto il messaggio che vorrei lanciare è proprio questo: non è vero che siamo orfani, che siamo abbandonati, che siamo un caso, che siamo abbandonati noi stessi così, ma siamo proprio figli di Dio e siamo un prodigio, proprio in una società dove va di moda così sponsorizzare anche l'aborto, l'eutanasia e sei malato ti aiuto, ti uccido, non riesco a portare la gravidanza, beh eliminiamo il bambino, perché non è un prodigio per il mondo è un problema, un qualcuno che impiccia i miei progetti, magari è una difficoltà, però non c'è questa luce di vederci un prodigio e Dio ci viene proprio a togliere queste ragnatele dagli occhi del cuore e ci fa capire che siamo un progetto di indescrivibile, divino, che ognuno di noi è un prodigio con un prodigio di progetto per noi. Quindi l'importante è acchiappare questo e poi dopo il Signore poi ci trascina nei suoi progetti e compie meraviglie. Questo è quello che posso testimoniare, ha compiuto meraviglie. Appuntamento quindi alle 20:30 al Teatro Palmaria, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. Luigi Guerrera è il nuovo segretario generale del Comune di Sarzana, laureato in giurisprudenza e neosegretario, aveva già investito la stessa carica nel Comune di Loano. Giornata importante nella cantina cooperativa Agricoltura 5 Terre. Dopo 61 giorni le uve lasciate ad appassire sono state pigiate per diventare sciacchetrà. 81 quintali di uve Albarola, Vermentino e Bosco consentiranno di realizzare ben 6.500 bottiglie destinate poi al mercato nazionale e internazionale. Ma vediamo il servizio di Riccardo Sottanis con le immagini di Davide Morina. Alle Cinque Terre è arrivato il gran giorno dello sciacchetrà. Le uve rimaste ad appassire per 61 giorni sul tetto della cantina sociale del Groppo, questa mattina sono state pigiate. Che annata sarà? Un'annata sicuramente buona, la qualità dell'uva è eccellente, certamente un'annata che ci ha fatto molto soffrire perché abbiamo avuto due mesi interminabili con un caldo, un asciutto che ha tirato l'uva in maniera impressionante e questo ci ha creato un po' di preoccupazione. Avremmo voluto anticipare questo giorno, ma purtroppo il disciplinare DOC prevede appunto dal 1° novembre in poi. In ultimo e non da ultimo abbiamo temuto tantissimo anche in questi giorni di eventi atmosferici particolari. Il forte vento ha rischiato davvero di farci volare via tutto il raccolto dell'annata. La cantina si conferma un presidio importante per il tutto il territorio delle Cinque Terre. Ma noi siamo contenti di esserlo, non vorremmo essere gli unici a presidiare questo territorio perché le nostre forze sono quelle che sono. Sicuramente ci piace dare risposte a tutto il mondo viticolo di questo comprensorio, è sicuramente la più grande, sicuramente la più rappresentativa e penso anche una società, una realtà che da sempre, da quando si è costituita, ha posto come obiettivo primario non tanto fare del vino quanto attraverso il vino presidiare il territorio. Ecco, negli ultimi tempi c'è stato un maggior impegno da parte del parco e da parte delle autorità regionali di presidiare il territorio, di mantenere un territorio fragile. Ma io credo che ci voglia sicuramente l'aiuto degli enti perché qui è ancora una viticoltura che non è un'economia di impresa, quindi diciamo che la fatica non è compensata da quello che si ricava dalla viticoltura.
Noi confidiamo, oltre che negli enti, anche in uno spirito di collaborazione con gli operatori turistici. Una filiera corta ci porterebbe sicuramente maggiori risultati, ci porterebbe a un profitto maggiore e attraverso questo ci crediamo di poter arrivare a dare a questi viticoltori non più la figura eroica che non ci piace più, ecco, dico la verità, a noi ci piacerebbe avere degli viticoltori imprenditori di se stessi. Lo Sciacchetrà della Cantina Cinque Terre ha conquistato un po' tutti ed è stato premiato da varie guide italiane in questa stagione. Il prossimo, quello che questa mattina è stato pigiato, che è finito nella botte, come sarà? Speriamo che sia uno Sciacchetrà dello stesso calibro. Le uve si sono presentate molto concentrate e quindi di elevata qualità. Quindi le previsioni sono, diciamo, le speranze sono ottimali. Passiamo allo sport, parliamo di hockey. Domani, sabato 3 novembre, al palazzetto di Piazza Terzi a Sarzana, l'Hockey Sarzana si scontrerà contro la capolista Lodi. È il primo incontro dopo i lavori di adeguamento della struttura. E ora parliamo di basket, perché domani palla 2 alle 18.30 al Palavazieri, la Crédit Agricole Cari Spezia verrà ospitata dalla Molisana Campobasso. La sfida è tra le ultime due squadre del girone sud rimaste finora imbattute. Campobasso è una grande squadra, ha dichiarato il coach della Cari Spezia Marco Corsolini. Sarà dunque sicuramente una gran bella partita. La squadra è partita alla volta del Molise nel primo pomeriggio di oggi. In chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla costa al mattino il cielo sarà soggetto a variabilità, al pomeriggio sarà nuvoloso con qualche schiarita. Il mare sarà mosso, stirato sotto costa e molto mosso al largo. Le temperature oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 21 gradi. Per questa edizione del TLS Giornale questa era davvero l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud. Arrivederci.